Buona giornata, siamo collegati questa mattina con Francesco Maviglia. Buongiorno Francesco. Buongiorno a te, Andrea, grazie. Allora, innanzitutto dove ti trovi esattamente? Sono appena arrivato a Kiev, siamo arrivati ieri dopo una trasferta di 2 settimane nei dintorni di Kramatorsk, comunque abbiamo girato un po' tutto il Donbass, con particolare attenzione a Bakhmut e i fronti di Solidar. Ecco, come hai trovato la città? È un po' che non andavi a Kiev, no? Cioè rispetto a tue precedenti escursioni in altre zone dell'Ucraina. Kiev in realtà non la conosco così bene perché ci passo veramente poco tempo. È una città che ha ritrovato la sua normalità. Paradossalmente, la cosa che può interessare è questa: in città come Kiev, dove le infrastrutture sono meno attaccate, ci sono più problemi, rispetto alla corrente elettrica che città sul fronte. Questo perché gli ucraini hanno deviato tutte le risorse verso questo tipo di città. Quindi adesso io sono in blackout, non ho corrente, ma non vivevo un blackout da un paio di settimane, mentre a Kramatorsk, che è una città martoriata dai bombardamenti sul fronte, in Donbass, queste problematiche ci sono di meno. Questo è uno degli aspetti un po' che ti fa strano anche, però funziona così. Ecco, nel percorso che tu hai fatto per arrivare a Kiev, la situazione com'è? Diciamo due settimane lì. Allora, la situazione di Bakhmut, come si può leggere dalle cronache, è davvero complicata per gli ucraini, nel senso che difficilmente riusciranno, secondo me, a tenere la città. Stanno sacrificando davvero tante vite umane di soldati per riuscirci. Il problema è questo: Bakhmut è sotto il fuoco incrociato sia da nord sia da sud. Questo perché i russi stanno usando la stessa strategia che hanno usato per Solidar, cioè tagliare le strade, le linee di comunicazione per la città in modo da fermare gli approvvigionamenti di munizioni, armi, cibo e di soldati stessi che possono entrare in città. E quindi pian piano la stanno assediando di fatto, sia con i bombardamenti sia tagliando le linee di comunicazione. La situazione lì è davvero complicata. I soldati che abbiamo incontrato, che lavorano lì, sono i primi ad ammettere che difficilmente riusciranno a tenerla se la situazione ovviamente rimane così. Questo è dovuto a due motivazioni principali. La prima è un cambio di strategia da parte dell'esercito russo. Hanno usato questa che gli ucraini chiamano onda umana di carne, di uomini della Wagner, prigionieri. Questa strategia ha avuto i suoi effetti, ha scoperto molto cosa succede. Questi uomini corrono verso le posizioni ucraine, completamente scoperti, a volte anche senza neanche il giubbotto, il casco antiproiettili, sono usati come carne da macello. I droni russi in questo modo vedono le posizioni degli ucraini perché gli ucraini gli sparano, scoprono le posizioni e i russi possono attaccare. Ovviamente perdono centinaia di uomini al giorno facendo così, però sono uomini che a Putin evidentemente non interessano, non creano un problema interno per dire quante perdite stiamo subendo perché sono per lo più carcerati e questa strategia purtroppo sta funzionando bene. È agghiacciante il tuo racconto, perché tu ci stai dicendo che Putin sta praticamente mandando al macello la sua gente, come del resto, forse pochi se lo ricordano, però nella famosissima battaglia di Stalingrado, che i sovietici allora vinsero contro i nazisti, i soldati venivano mandati avanti, anche in condizioni non particolarmente efficaci di difesa personale, e se per caso tornavano indietro venivano uccisi dai loro Esatto, stessi commilitoni, comandati dagli ufficiali nelle retrovie. Quindi è una tecnica evidentemente che ci fa tornare, ci fa ancora una volta capire come questa guerra è una guerra antica, una guerra che non conoscevamo, no? Cioè, ormai siamo abituati ai missili teleguidati, ai droni, alle bombe cosiddette intelligenti. Non eravamo più abituati alla carneficina da Prima Guerra Mondiale. con una piccola differenza che questi uomini davvero per loro non conta niente, non li vedono neanche come sono inquadrati nel gruppo Wagner, prima cosa. Non creano un problema interno, perché noi sappiamo che comunque in Russia, nonostante tutto, c'è un problema interno sul consenso di Putin. Non sappiamo quanto sia vasto, però avere decine di centinaia di migliaia delle volte di perdite crea un problema politico interno.
A questi uomini non interessa quasi a nessuno, erano carcerati che vivevano in Siberia e vengono usati come carne da macello. E questa strategia non può essere ovviamente replicata dagli ucraini, e questo è anche, secondo me, un Certo. messaggio politico che Putin sta mandando a Zelensky, cioè io pur di vincere questa guerra sono disposto a sacrificare migliaia di questi che per me non contano nulla. Tu non puoi fare la stessa cosa, io vivo in un regime dittatoriale quasi, dove posso permettermi di fare una cosa del genere, Zelensky ovviamente non può farlo. E infatti per questo che gli americani sono settimane che dicono a Zelensky lascia stare Bakhmut, non è così importante dal punto di vista strategico, piuttosto concentrati sul fronte sud. E qui Zelensky deve prendere una decisione, lascio anch'io morire centinaia dei miei soldati per non perdere questa città, oppure non lo faccio. Da quello che Ecco. vediamo, per ora sembra che non abbia ancora deciso, perché comunque i soldati ucraini stanno continuando a combattere a Bakhmut. Senti, tu una delle caratteristiche più belle, lo dico sinceramente, dei tuoi reportage è il racconto proprio anche della vita di tutti i giorni, no? Che sensazione hai rispetto al consenso o a una certa stanchezza nei confronti della linea politica tenuta dal governo e da Zelensky in particolare? Il consenso sia da parte dei civili sia da parte delle gerarchie militari verso Zelensky è molto forte, rimane molto forte. C'è qualche piccolo problema, ti faccio questo esempio pratico, parlando ogni volta che parlo con un soldato gli chiedo spiegami come ti senti, com'è il morale delle truppe. L'unica cosa ricorrente in tanti è questa, io non so, non ho metti un soldato sul fronte di Soledad o di Bakhmut. Non ho idea di quando mi cambieranno, nel senso psicologicamente io posso stare anche a combattere in prima linea a Bakhmut dove è pericolosissimo e so che ogni giorno veramente se porto la pelle a casa è una fortuna, ma non so per quanto tempo lo devo fare, cioè se mi dicessero tu starei un mese su questo fronte e poi ti spostiamo su un fronte un po' meno pericoloso. Loro chiedono questo, chiedono più chiarezza rispetto a questo, chiarezza che ovviamente l'elite politica ucraina non può dare perché non ha idea, il fronte cambia ogni giorno, ci sono continui mutamenti dal punto di vista tattico, quindi è impossibile. Però loro, l'unico meccanismo che si è instaurato dopo un anno di guerra interessante secondo me è questo, non hanno idea né di quando finirà questa guerra, questo lo sanno, né di quando ci saranno le tornazioni e li sposteranno, perché molte persone che lavorano su quei fronti, lavorano lì veramente da 6 mesi, 8 mesi ed è molto pesante rimanere lì per tutto quel tempo. Che cosa pensano degli occidentali in generale? Adesso tu sai, in Italia c'è tutta questa polemica, Zelensky sì, Zelensky no, al Festival di Sanremo, no? Che sembra una cosa quasi da brividi da dire, no? Rispetto a quello che tu hai visto e ci stai raccontando. Ma ne hanno percezione, oppure sono ancora come all'inizio, chiedono dateci le armi, insomma, dateci la possibilità di respingere questo assalto. Anche perché fra pochi giorni ci potrebbe essere una nuova pesante offensiva da parte dell'esercito russo. Allora, loro in linea generale sono molto fiduciosi dell'approccio occidentale. Parlando un po' con questi soldati, parlando con chi è più alto il livello, un comandante di brigata, sono un po' stanchi del modo di fare di alcuni politici. Ti faccio l'esempio, la questione carri armati, se ne è parlato per settimane. Loro non hanno, cioè, loro capiscono la situazione. E ti dicono grazie per l'aiuto che ci state dando, non è scontato per noi, però smettetela di darcela a singhiozzi, cioè o sì o no, nel senso avete deciso di armare la resistenza, tra virgolette, armatela, non continuate a dire arrivano 10 carri, poi ne arrivano 20, poi sono 30, ci sono questioni politiche più grandi di tutti noi, più grandi di loro. Più chiarezza chiedono su quello che sono i pacchetti di armamenti. Non ho trovato però nessuna persona che sia che sia stanca del poco sostegno che diamo all'Ucraina, anzi, loro non lo danno questo per scontato, anche per noi può sembrare paradossale perché stanno vivendo una situazione davvero drammatica, però anche quel poco che abbiamo fatto, quel poco che l'Italia ha fatto dando l'1% di tutti i pacchetti che sono qui, loro ti ringraziano e continuano a fare quello che fanno, quello che è il loro lavoro. Bene, quali sono le tue prossime mosse, i tuoi prossimi passi?
torno in Italia, sto a Kiev ancora un giorno, poi ritorno, aspetterò che finisca l'anniversario di guerra e penso di tornare sul fronte della Bielorussia, che secondo me sarà molto interessante per capire che cosa vorrà fare adesso Putin, perché per adesso la guerra si è limitata, cioè in questo momento la guerra si è rilimitata al fronte solo del Donbass. È impossibile prevedere quali saranno i prossimi passi, però in molti sostengono che possa succedere di nuovo che l'armata russa riscenda dal fronte bielorusso, magari anche con i bielorussi stessi, vedremo se questo accadrà. Sì, perché c'è sempre questa alleanza con, anche se è un'alleanza molto particolare, no? Perché a volte non hai la sensazione che Lukashenko, che è un dittatore assoluto, abbia intenzione di andare fino in fondo nel suo abbraccio, che potrebbe essere mortale per lui e per la sua popolazione, con, fra virgolette, l'amico Putin suo. Francesco, io ti ringrazio ancora una volta per la tua testimonianza. So che hai mandato anche al nostro regista Francesco Marzullo delle immagini che i lettori e i followers della Ragione potranno vedere in questo nostro nuovo appuntamento con emoticon, opinioni a confronto. Buon lavoro, in bocca al lupo, a presto. Grazie Andrea, buon lavoro a te. We'll be right back.